zar si è tramandato solo per via orale, non esistevano test scritti. Quel test che poi deve farlo a me. È mutato rapidamente quando non c'è il controllo scritto. Quando non c'è il controllo scritto c'è stata molta italianizzazione. Molta italianizzazione, c'è stata molta anche influenza del napoletano. Che noi il contatto commerciale, Faeva, l'ha sempre avuto, non con la Puglia, ma sempre con l'Irpinia. Con il versante. Con l'Irpinia. Noi benemente da Ariano. Ariano era il paese di riferimento. Noi proviamo da Monte Carlo, so che venivano a portare gli ortaggi. Gli ortaggi da Monte Carlo vengono tuttora a Faeva da Monte Carlo. Quindi abbiamo questo bacino di utenza. Noi Foggia è una città che è entrata a far parte della nostra sfera, diciamo, di influenza solamente negli anni 70. Tra questi ortolani e i residenti. E i residenti. Adesso ci interesserebbe proprio un'informazione più sulla realtà, ecco, dell'uso della lingua. Secondo lei i giovani sono resti a usarla per la strada, nei locali pubblici? I giovani parlano tra loro in italiano, parlano in franco provenzale? No, noi abbiamo... I bambini, i genitori sono favorevoli a che si dica? Noi abbiamo una realtà particolare, quindi costituiamo un unico, sia come minoranza franco provenzale in tutta l'Italia centro-meridionale, sia anche come... stato di conservazione e di utilizzo dell'idioma locale. Perché? C'è stato un periodo a cavallo degli anni 70-80 in cui si era un po' persa l'abitudine, si era un po' smarrito il senso dell'appartenenza alle radici, no? Sì, sì. Per cui la lingua minoritaria non era interpretata come lingua, ma veniva considerata come un dialetto, per cui veniva quasi negletta, veniva considerata un segnale di... arretratezza. Segnale di arretratezza. Per cui anche nelle famiglie normali, diciamo, si parlava non l'italiano, si parlava il dialetto dei paesi di limitrofi, il castelluccese, la cosa, no? Però poi c'è stata, a seguito di attività di gente del posto, studiosi, tra i quali i piccoli di metterli pure, c'è stato un far prendere coscienza invece del valore identitario della lingua e non del dialetto, della lingua franco-provenzale, con la riscoperta di questi nostri afflati storici, per cui alla fine adesso abbiamo la situazione attuale e che i bambini parlano il faetano, cioè il franco provenzale. Nelle case di Faeto si parla come prima lingua il franco provenzale. Io, parlando con i miei fratelli, le mie sorelle, i miei nipoti, parlo esclusivamente franco provenzale. Io penso in franco provenzale, penso, a parte che scrivo pure, ma penso. La situazione è quindi ottima da questo punto di vista, perché c'è un qualche gemellaggio con la Provenza. Ci stanno dei gemellaggi. Ci si intende tra faetani e provenzale? No. Perché noi non siamo provenzali, attenzione, noi il gemellaggio non lo facciamo con la Provenza, perché in realtà si dice i provenzali. Quello è l'area della... L'area è quella lì, diciamo. Esattamente, Arles, Lyon, quelli lì. Sì. Abbiamo fatto nel passato dei gemellaggi, per esempio, con la Val d'Aosta, dove invece si parla il franco provenzale. Sì. Io sono fresco reduce, cioè lì ci sta una tarda. Sì, non è un caso che si dica franco provenzale. Siamo stati alla Tuile nel mese di maggio con questo gemellaggio delle scuole elementari, no? Però anche lì abbiamo constatato che in realtà poi tra di noi non ci intendiamo. Sì. Perché io parlo una forma arcaica, loro invece parlano altre cose. Una volta poi tenga conto che poi la gente che veniva a Faeto e diventava faetana, penso a moltissime signore che si sono accasate a Faeto, eccetera, eccetera, sono state le prime ad utilizzare il veicolo franco provenzale e sono quelle che parlano meglio quella lingua, stranamente. È un fatto molto strano. Le donne, sì. Molte donne di Greci, per esempio, a Faeto, hanno imparato a ben a dire il franco provenzale e lo parlano benissimo, come quelli di Monte Carlo, come quelli di Ariano, tante persone. È un fatto che significa che comunque l'identità... Per farsi accettare... Esattamente, per farsi accettare. Ma vuol dire che anche la lingua madre è la lingua predominante, vuol dire che i cittadini che la parlano sono orgogliosi comunque di usare questo veicolo di comunicazione, che non è poco in questi tempi, Cioè chi parla albanese e quando, in quale occasione, i giovani come si comportano verso l'apprendimento, so che viene insegnato anche a scuola. Questo. Allora, noi abbiamo sempre tramandato la lingua orale dalla fine del 1400, che è stato ripopolato questo villaggio dagli albanesi di Skanderbeg, e abbiamo sempre mantenuto le tradizioni, l'uso, gli usi, lingua e quant'altro, folklore, eccetera, e quant'altro ci è stato tramandato dai nostri padri. Ancora oggi il buon 70% della popolazione parla l'arbresh, cioè l'antico albanese, ma diciamo flasmer, la catunicia flasmer,
parliamo a Brescia, non dico albanese. E nella varietà tosco? È varietà tosco, cioè perché i nostri antenati provenivano principalmente dall'Albania meridionale, dove si parla il tosco albanese. E abbiamo continuato a mantenere le nostre tradizioni. In questo ci è venuto stato molto di aiuto prima di tutto la legge nazionale, la 42 del 99, di salvaguardia delle minoranze linguistiche storiche, cui la Brescia albanese fa parte, e dopo anche questo principalmente la legge regionale, la numero 14 del 2004, che fa sì che con i finanziamenti per le ricerche, per riprendere un po' le antiche tradizioni e anche lo stesso insegnamento nelle ore anche extra curriculari nelle scuole dell'obbligo di greci viene anche insegnato. Quanti insegnanti ci sono? Beh, gli insegnanti, noi abbiamo le pluriclassi, perché in Grecia si sta riducendo all'osso come tante altre realtà locali di questa zona. Gli insegnanti sono di quelli curriculari, vengono da fuori e non sono di lingua madre a Brescia. Però per quanto riguarda la conservazione degli usi, costumi della stessa lingua, abbiamo anche delle insegnanti che si prestano a bisogna per continuare questa nostra il numero inizia. Degli alunni quanto il numero è? Degli alunni si aggira intorno ai 30-35, perché dopo di anno in anno c'è chi va chi viene. Quindi un insegnante è sufficiente, uno solo? Sì, uno solo, due al limite, due. Per quanto riguarda questo. E purtroppo la popolazione continua a diminuire, perché l'immigrazione ormai non se ne parla, si è fermata, sì, perché purtroppo e mancanza di lavoro, la fanteria del lavoro di famoso di Gaetano Salvemini, anche da qui non parte più. La fuga che poi è stata condivisa anche nei paesi. Sì, tranquillamente, tutti i paesi. Dove si parla italiano. Sì, tranquillamente. E proprio per quanto riguarda questa legge stiamo tentando di poter mantenere quanto più possibile almeno qualche forza lavorativa in più in paese. Ma penso che può bastare. Nelle occasioni pubbliche, l'incontro per strada, un giovane che incontra un anziano. Sì, parliamo. Anche i giovani parlano, anche i bambini. Non tutti quanti, perché purtroppo quando c'è matrimoni misti, la madre magari non è parlando italiano, parla anche in italiano, però tutti quanti capiscono, comprendono. Sì. Alle volte rispondono pure in albanese, alle volte rispondono pure in italiano. Però diciamo anche per modalità di ospitalità c'è anche questo, perché allora trovandosi a cospetto di cittadini italiani latini, sì, come li chiamiamo noi, come? Cioè, latini, cioè che sono forestieri, latini significa forestieri, sì. Noi parliamo in italiano, motivo di ospitalità, per far capire pure quello che si dice. Grazie. Noi vogliamo mettere insieme questa realtà. Per italiani c'è l'insegnamento dell'albanese a scuola. C'è già una cosa, insomma, perché c'è una ragazza che è esperta in questo campo e quest'anno con un progetto sta insegnando pure dei bambini dell'asilo, e ci sono dei bambini dell'asilo, una bambina che parla benissimo l'albanese. Solo qua il problema è quello, sono i genitori che non glielo vogliono insegnare. Genitori che parlano, sono del posto e parlano in italiano i figli. Questa è la cosa antipatica. La voglia che uno ci voglio che uno glielo dice, niente da fare. Parlano l'italiano ripeto, come se si avessero vergogna di parlare. Questo è il guaio di questi nostri paesi. Un po' come succede per i dialetti nei paesi dove si parla italiano. Vabbè, ma il dialetto, diciamo. E non ha la dignità di una ma lingua. Ma qua abbiamo una lingua, perché si deve perdere? Quella è la cosa che dà fastidio. Sì. Il dialetto, sì, vabbè. Che poi è pure simpatico parlare il dialetto, sì. Non è che uno colorisce. Ecco.